Stasera non capiscono le mie battute. No. È grave questo. Lothar dice: cosa c'entra Gambaro con Maldini e Facchetti? Ecco. È reato di lesa maestà. Credevo fosse sufficientemente chiaro il senso, non così è stata percepita l'ironia. Ecco, non è stato percepito, no, no. Ecco, voglio dire, è chiaro che Gambaro per primo non si mette vicino a Maldini e Facchetti. Certo, anche perché comunque spiegamoglielo, attenzione, comunque tra il grande Giacinto Facchetti e il grande Maldini, comunque anche fra di loro per caratteristiche c'era molta differenza. Non sviare. Io ero molto più vicino a Facchetti rispetto che a Maldini, come caratteristiche, perché Facchetti era uno che spingeva, era più esterno vero, Maldini è più difensore. Secondo me stiamo peggiorando, diciamo che sono una via di... peggiorando la situazione. Diciamo che è meno lontano da Facchetti, esatto, più esatto. È meglio se diamo la pubblicità. Fai le battute anche tu, come terzino non dimenticherai Cabrini, mi hanno dato la patente, lo menziono un pochettino meno. Va bene. Degli italiani per me il vero terzino fluidificante, inteso come terzino fluidificante, insomma, non scherziamo, è stato Cabrini. Gol, azione, contropiede, azione dentro là, insomma. Allora la prossima volta non dirò più Gambaro. No, esatto. Diciamo che io ero un misto tra Cabrini, sì, Breme e Roberto Carlos. Ero un misto di tutto io. Emiliano, tu che mi hai sofferto in tante partite. Non voglio mettere parola su questa. Te la senti di sottoscriverlo questo tweet? Si avvale della facoltà. Io, Enzo Gambaro, ero... un misto di Cabrini, spero che qualcuno possa Breme e Roberto Carlos. No, dillo guardando la telecamera. Che aveva il piede destro di tutte e tre. Di Roberto Carlos, il piede destro di Roberto Carlos. Allora, Breme, Cabrini e Roberto Carlos. Io diciamo ero un mix.